Ciao a tutti, in questo video voglio mostrarvi le mie ultime creazioni fatte con le paste polimeriche. Ho realizzato tre collane e un bracciale. Allora, il bracciale è fatto con queste perle molto carine, che sono sul trasparente con questi fiori che spiccano molto. Non so se riuscite a vederli. Questi fiori sul rosso che risaltano molto su questo trasparente. Dalla telecamera purtroppo sembra blu, ma in realtà la perla è praticamente trasparente. Vedete? Sono molto carini questi fiori, mi piacciono molto. Poi ho realizzato quest'altra collana che ha dietro il collo la catena doppia. Poi ha questi due anelli fatti in fimo e cernit. Ha altra catena doppia, sia da un lato che dall'altro. Altri due anelli più grossi, altra catena doppia e un anello piccolo. Ed è molto carino. Il verde chiaro che vedete però è leggermente più spento, non è molto acceso come lo vedete. E comunque secondo me è molto molto carina. Poi la seconda collana è questa qua. Vedete? È una collana con tre perle blu che hanno queste fantasie sul blu, sull'azzurro e sul nero. Sono fantasie astratte, perciò non saprei dirvi che forma hanno precisamente. Comunque, sono fatte così, scartavetrate e lucidate. Ho messo catena doppia, tre maglie grandi, due catene e poi la catena che va dietro al collo. Terza e ultima collana è questa qua con la catena dorata stavolta. E ci sono quattro swirl nere con delle rigature trasparenti e dorate. Questa è una creazione dove ho mescolato un sacco di paste perché il dorato è Cernit, il nero è Fimo Classic, invece il trasparente è Premo. Perciò veramente ho mescolato più paste che potevo. Sono molto carini e queste perle sono distanziate da dei distanziatori a fiorellino che non si vedono molto bene, ma che danno un effetto molto bello. Vediamo se riesco a mostrarvelo. E poi qua c'è, diciamo, un ciondolo composto da due piccolissime swirl di dimensioni inferiori a queste altre e sono una sotto l'altra. E sono molto molto carine. L'idea di mettere il distanziatore mi è venuta perché io buco le perle con uno stuzzicadenti, perciò il buco esce grosso e il chiodino a testa piatta entrava dentro, perciò ho deciso di mettere un distanziatore in modo che così non entrasse dentro e la perla non cadesse giù. E poi mi è venuta l'idea di metterlo a tutte le perle. E questo distanziatore secondo me dà un effetto molto carino a queste perle. Queste sono le mie ultime creazioni. Spero che vi siano piaciute. Se vi interessa qualche video tutorial o sulle swirl o su questi dischi, che sono molto semplici da realizzare, posso farvelo. Basta che me lo chiediate e io ve lo farò il prima possibile. Spero che questo video vi sia piaciuto e alla prossima volta. Ciao!